Children DigiCore per noi è un progetto molto interessante ed è stato anche ed è una grande sfida. La nostra società, come dicevo all'inizio, è una digital experience company, cioè ci occupiamo di esperienze digitali dall'inizio alla fine, quindi dalla progettazione alla realizzazione fino poi anche alla comunicazione e al marketing del prodotto. E nel caso di Children DigiCore la sfida principale è stata quella di creare un'esperienza utente che si calasse su una tipologia di utente molto particolare, che sono i minori, e nello specifico dei minori che si trovano in una situazione di disagio o comunque problematica, perché si trovano nella condizione di andare a denunciare una situazione che li sta danneggiando in qualche modo. Quindi questa tipologia di target richiede giustamente tutta una serie di attenzioni, vuoi perché stiamo parlando appunto di una fascia di età che è abituata a interagire con il digitale in un modo diverso da quello a cui sono abituati magari utenti più adulti o più avanti negli anni, e questo lo dimostrano ad esempio i tanti casi in cui ci troviamo magari a utilizzare un'applicazione come Snapchat che è pensata per i teenager, che è abbastanza ostica per chi è un po' più avanti con l'età. E l'altro tema importante è quello legato alla fiducia, cioè noi dobbiamo essere in grado di trasmettere fiducia a questi utenti, a queste persone, che ragazzi che dovranno utilizzare questo strumento appunto in un momento probabilmente delicato, no? E quindi devono potersi fidare di quello che succede, devono potersi fidare di chi c'è dall'altra parte anche dello strumento digitale. E quindi questo tipo di approccio lo stiamo implementando, lo implementeremo attraverso la coprogettazione, cioè andremo a coinvolgere nella progettazione direttamente i ragazzi. Così facendo, in sostanza, loro saranno attori attivi del lavoro che verrà fatto dai designer nella creazione di questo prodotto, e saranno anche loro i tester, i primi tester a dirci se quello che abbiamo pensato insieme funziona oppure no, e quindi prototipizzare il prodotto con dei cicli successivi di raffinamento fino a che non si raggiunge poi effettivamente il prodotto finito. E quindi questo progetto sicuramente è, come dicevo all'inizio, molto ambizioso, ma è anche molto interessante, e siamo veramente molto contenti di poter contribuire al progetto Children DigiCore.